Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Raffaele. Raffaele ha 76 anni, era arrivato alla nostra attenzione con un pene completamente piegato a 90 gradi, con un deficit erettile importante correlato alla malattia che aveva a livello dei corpi cavernosi e soprattutto all'età. Raffaele è un paziente cardiopatico, ha avuto vari interventi a livello cardiovascolare e quindi necessitava di avere un impianto di protesi al pene che abbiamo effettuato un anno fa per risolvere il suo problema di deficit erettile. Raffaele, dopo un anno, come stai? Benissimo, sono molto felice. Com'è la tua, scusate, la tua qualità di vita sessuale? Come sono i tuoi rapporti? È la grande, non aggiungo altro, non lo so dire, però è alla grande. Raffaele, non fai il timido. No, sono felice. Ecco qua, tutto qua. Il pene che era curvo, adesso com'è? È dritto. Si era drizzato subito? Diciamo che dopo era già dritto, almeno appena c'è stato l'intervento. Poi si è rimesso in moto un'altra volta e si è messo proprio dritto adesso. Senti, la sensibilità del pene, cioè ti accorgi di avere una protesi? No, oppure... no, non mi accorgo né io, neanche la partner che tengo, non dice niente. Ma se ne è accorta? Gliel'hai detto che c'hai una protesi? Gliel'ho detto per correttezza. Se no non se ne sarebbe accorto. No. Senti, dai un consiglio a un uomo della tua età, motivato, che vuole avere di nuovo un'attività sessuale, cosa deve fare? Se deve fare questo tipo di intervento, perché è una bomba, è una cosa meravigliosa. Senti, professore, mannaggia la miseria. Senti, no, importante sta cosa. Il decorso post-operatorio, il dolore, i fastidi, perché tanti non si approcciano a questo tipo di chirurgia perché hanno paura, la zona è una zona delicata. Tu che cosa hai provato? Io non, prima di tutto l'intervento non ho sentito niente uno. Poi diciamo che sono stato 3-4 giorni un po' che avevo, solo per la vergogna, perché avevo il pene dritto e io volevo piegarlo, nel senso, però non porta dolore. Forse ha più dolore uno che si toglie un molare che fare questo tipo di intervento. Non ho niente da dire alle persone, né propaganda né niente. Io sono qua, sono sempre a disposizione di qualsiasi persona vorrebbe spiegazioni. Ok, lo rifaresti? Sempre, ah sì, molto, lo rifarei. Beh, speriamo di non rifarlo più, che basta speriamo. Questa. Va bene, sono contento, i risultati sono dei risultati tangibili. Quando mi chiedono esiste un'età per fare l'impianto di protesi, non esiste un'età. Io ho operato un paziente la scorsa settimana di 20 anni, Raffaele ce n'ha 76, abbiamo operato pazienti di 80-85 anni. Non è l'età che conta, ovviamente le condizioni generali sono importanti per il paziente per affrontare qualsiasi tipo di chirurgia, quindi va sempre studiato prima dell'intervento, ma quello che realmente conta è la motivazione ad effettuare una chirurgia per risolvere un problema che condiziona emotivamente e psicologicamente il paziente. Ultima battuta, prima dell'intervento, emotivamente, come stavi? Male, malissimo, mi ero tolto... Cioè la vita non serviva più, ero molto molto preoccupato di questa cosa. Poi grazie ho conosciuto voi, carissimo professore, che io vi stimo tantissimo perché mi avete ridato la vita. E questo è la verità. Vabbè, quindi mi vuoi bene? Assai! Vabbè, ok, perfetto. Ci piace anche scherzare. Raffaele è entrato un anno fa di diritto nel nostro club, quindi... Siamo felici che tu sei contento, siamo grazie. Sempre qui per qualsiasi tua necessità. Grazie mille. Hai portato le mozzarelle, quindi abbiamo fatto... No, Vabbè, ok, arrivederci, ci vediamo arrivederci. Alla prossima puntata di Dr. Penis.